Dove si muove questa tirare con me? Ho una spalla che mi fa male. Il braccio. Ma proprio la spalla di altro. Allora, siamo con la signora Katia Villirillo, che abbiamo avuto modo di conoscere l'anno scorso in occasione della consegna di un riconoscimento sempre qui. L'angelo della vita. L'angelo della vita, il premio Moscati 2018, e abbiamo appreso diciamo, in quell'occasione di quello che è stato il fatto eclatante, purtroppo tragico della sua vita. Se vuole richiamare, sia pure brevemente, come preferisce, insomma, questo fatto che accadde quando è successo, questo 13 gennaio del 2018. Dell'anno scorso, quindi sono appena trascorsi 2 anni, in occasione purtroppo un fatto veramente unico, si potrebbe dire, dove suo figlio addirittura aveva fatto scudo e praticamente dando la vita al posto suo con questo signore che praticamente assume di essere un incapace di intendere e di volere, mentre invece pare che tutta questa incapacità non ci sia e che purtroppo non so per quale ragione, però lei dice perché praticamente avrebbe detto che lui era perseguitato da lei, questo che ha fatto quest'atto in consulta. Allora, insomma, praticamente il Gerace si sentiva perseguitato perché lui era uno che era legato al malaffare, allo spaccio delle droghe. Sì. E quindi a lui dava fastidio il fatto che io vedessi tante cose da 900 euro. Quindi secondo me lui si è nascosto dietro il fatto della moto che è arrivata, quindi quello era, secondo me era entrato per uccidere me. Poi il ragazzo, vedendo che io mi ero avvicinata a lui, si è fatto avanti e quindi lui ha colpito mio figlio. Ma la cosa che mi ha tormentato in questi 2 anni è fatto il colpo di grazia. Cioè perché 3 colpi e 4 vicino al cuore in quel modo, no? Quasi un colpo dato, come ho già detto altre volte, un colpo mafioso, cioè proprio quando uno deve fare un'esecuzione, perché se tu uccidi avvicino al cuore tu non dai l'opportunità di salvarsi. Certo, no? Certo. E quindi questo atto così crudele, no? Io spero che il 5 dicembre ci siamo già. Ci sarà il processo, ci sarà il processo di primo dovrebbe grado, concludersi il 5 dovrebbe dicembre. Concludersi il primo grado, quindi ci sarà la condanna, spero in un ergastolo durissimo dove venga riconosciuta anche perché c'è stata la crudeltà, e quindi diciamo che per un po' troverò un pace per un po', e poi ci sarà il secondo grado, quindi speriamo di non andare in Cassazione, comunque mi batterò fino alla fine affinché il mio Giuseppe abbia giustizia. Sì. Ma non solo per Giuseppe, perché io in questi 2 anni, come ho detto l'anno scorso, ho ripercorso un po' l'Italia, no? Mi sono associata a tante associazioni dove tante altre è presidente mamme. Dell'associazione sì, Donne Libere di Crotone, sì, giusto? Sì, Libere Donne di Crotone, ah. È un centro antiviolenza che esiste già da 15 anni, ma io faccio... Ah, quindi già ci stava prima, insomma, in questo organismo. Sì, certo. Io avevo già fatto delle operazioni importanti, 15 anni di prevenzione, di sensibilizzazione, di lotta alla violenza sulle donne, a tutto ciò che è malaffare, perché dietro la violenza c'è la prostituzione, no? Certo, certo. C'è tutt'altro, perché una cosa genera altro. Cioè... Lei ha fatto chiudere pure delle case di malaffare. Sì, diciamo. Ho collaborato perché avevo delle ragazze coinvolte, uh-huh. E quindi le ho tirate fuori. Certo. In collaborazione, sempre me le ho tirate fuori, sono delle donne bellissime che oggi sono delle madri, delle madri che fanno una vita normale, quindi io sono fiera di quello che ho fatto, certo. Nel senso che io ho avuto tanti risvolti positivi perché ho la coscienza a posto. Ho perso un figlio in un centro dove ho salvato tante altre vite, e quindi il suo coraggio nel salvare la mia vita e quella dei fratelli sarà la mia forza per tutta la vita, quindi continuerò a combattere ancora più forte, più tenace, anche perché ritrovo nelle altre mamme che incontro in tutta Italia lo stesso dolore, questo vuoto incolmabile, questo dolore tremendo che purtroppo per me è stato
ancora più feroce, perché, e questo non me ne frega nessuno, è vero che sapere che un figlio muore per una malattia ti colpisce, è vero che ti arriva una notizia che tuo figlio è stato ucciso, ti colpisce, ma io penso che vedere un figlio ucciso davanti ai propri occhi e non poter fare niente per un ultimo futile è la violenza più grande che ci possa essere. Certo, certo. Ma io ho subito un'altra violenza, e questo mi piace sottolinearlo, perché la mia forza, il mio coraggio in questi 2 anni è soprattutto questo. Cioè, io ho potuto verificare il fatto che comunque una donna, quando si trova al limite, come è stato per me, viene abbandonata dalle istituzioni. L'ho già detto, lo ridico, la cosa più grande è che non esiste un progetto per le famiglie che perdono i figli in questo momento. Non esistono degli sportelli, qualcuno che ti dice cosa fare e tante altre cose. Quindi c'è un bisogno urgente di una riforma della giustizia, anche per quello che sta succedendo, tutte queste pene assurde, no? Che dimezzano i processi che stanno facendo, diciamo. Stanno facendo. Sì, divengono sempre più lievi. Quali premi devono avere? Uno, certo, che uccide, poco vengono pure premiati. Uno che uccide deve scontare la pena. Perché certo, certo. Alle famiglie che subiscono il reato, e alle famiglie e ai ragazzi che sono felici, se non si è fatto nessuno sconto. Quindi non vedo perché lo Stato non debba assumersi la responsabilità di pensare anche alle famiglie degli ergastolani, che chiedono lavoro. Perché noi siamo ergastolani a vita, nel senso che questo dolore ce lo porteremo fino alla fine. Per non parlare poi dei fratelli e delle sorelle che vivono queste situazioni, perché io ne ho incontrati tanti che hanno visto uccidere i propri familiari. Quindi lo Stato perché non pensa anche a queste vittime? Certo. Ma deve pensare alle vittime, non ai detenuti. I detenuti devono fare un loro percorso di reinserimento serio. Quindi qua faccio un appello a chi fa delle opere serie di reinserimento sociale, ai servizi sociali, a tutti coloro che lavorano nel settore penitenziario, perché c'è bisogno di progetti mirati, seri, controllati, dove veramente si deve verificare che un detenuto faccia un percorso serio dove ci sia, diciamo, una specie di ritorno sui suoi passi. Cosa che non mi sembra che sia stato nel caso del Gerace, perché era uscito da pochissimi mesi, quindi questa uscita ha sparato. Di che cosa stiamo parlando? Certo, ha ragione. Noi siamo particolarmente orgogliosi di questo fatto. Innanzitutto ringraziamo la dottoressa Ullucci, che ha dato modo a noi di conoscere una persona straordinaria come lei, perché come credo sia chiaro a tutti, credo che persone come lei se ne incontrano difficilmente nella vita, perché lei ha un coraggio incredibile, ha avuto un coraggio incredibile, e soprattutto in questo momento storico, non solo dell'Italia, credo in tutto il mondo, ormai che c'è, lo vediamo pure da Trump e tutto quello che succede pure nelle altre parti del mondo, insomma c'è un egoismo prevalente sugli atti, diciamo, di generosità e di altruismo, dei quali invece lei è protagonista, senz'altro, probabilmente forse lo è una delle protagoniste maggiori in questo momento nel nostro paese. Poi, oltretutto, io credo che difficilmente si trovano altre persone che hanno avuto delle esperienze così negative, tragiche, raccapriccianti direi. Lei ha detto bene, ergastolana a vita, ha detto proprio delle parole giustissime, ergastolana senza permessi, senza vantaggi, senza nessuna possibilità purtroppo di vedere uno spirale di luce. Volevo aggiungere che lei è ancora più apprezzabile perché lavora in un contesto dove certamente non c'è sicurezza, dove lei si deve confrontare con una realtà del territorio terribile, quindi veramente da apprezzare, perché il suo coraggio penso che sia, non dico che sia unico, ma è una delle poche persone che farebbe una cosa. Le siamo grati, insomma, per averci dato questa possibilità addirittura di vederla e di poter sentire le sue cose, dal quali no, grazie a lei, perché veramente io credo che posso, anche se la mia età, diciamo, è magari 3 volte la sua, credo che stia imparando sentendo lei, e chiunque l'ascolta impara, perché lei dice delle cose veramente straordinarie, oltre che a farle, a praticarle, perché lei dice e le pratica. E questo è importante, perché poi a parlare sono tutti bravi, però. Abbiamo bisogno di fare rete, penso, abbiamo bisogno di fare un lavoro importante di cui ha bisogno urgentemente l'Italia. Certo. E parlo della famiglia,
dei valori. I nostri ragazzi sono disorientati, hanno perso l'equilibrio, ecco perché il bullismo, ecco perché